Ah no, 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 l'abbiamo preso, Jerry, Jerry, vieni qua. Guarda, l'abbiamo beccato in pieno, proprio quello che voleva a noi. Vacca, non ci credo. Benvenuti nel canale dell'azienda agricola Vinciu. Per stasera abbiamo finito i lavori qua in vigna e allora andiamo a fare una cosa un po' diversa dal solito. Oggi non andremo a parlare dell'agricoltura e dei lavori in campagna, ma facciamo un video sulla natura e sull'ambiente. Oggi ci troviamo nel bosco, adiacente al vigneto, e andiamo a posizionare un paio di fototrappole come questa appunto nel bosco, e l'intento sarebbe quello di poter catturare attraverso le fototrappole un animale selvatico tipico di questo boschetto. Allora, noi abbiamo già posizionato l'altra fototrappola su una pianta, per cui è già operativa. E in breve, come funzionano queste fototrappole? Hanno dei sensori di movimento, in questo caso ne abbiamo tre, che servono per andare ad attivare il momento della registrazione. E poi abbiamo dei LED che funzionano per una ripresa notturna e una fotocamera che appunto quando viene attivata dai sensori si attiva e inizia la ripresa. Chiaramente ha varie modalità, in questo caso per esempio ne abbiamo scelto una che i LED siano opaci e non si illuminano, in modo tale da non disturbare l'animale, quindi la fauna selvatica, e quindi cercare di riprenderla nei momenti più naturali senza andare a condizionarla attraverso appunto anche delle luci o attraverso altri disturbi, insomma, che può creare una fototrappola nei confronti appunto degli animali. Allora, noi abbiamo individuato questa pianta per posizionare la fototrappola e andare a intercettare appunto l'animale. Per far questo abbiamo chiaramente la fototrappola con la sua, diciamo, fascetta da legarla, e poi abbiamo pensato di usare un rametto in modo tale da aumentare un po' l'angolo, da mettere qua sotto, in modo tale da aumentare un po' l'angolo, lo spessore, e poter puntare verso dal basso verso l'alto per avere più probabilità di andare a beccare l'animale che abbiamo intenzione di intercettare, perché è furbo e sta sulle piante in alto, per cui dobbiamo un po' ingegnarci, speriamo di riuscirci, insomma, adesso vediamo, dai, non lo so. Ecco, allora adesso procediamo con il posizionamento. Allora, mettiamo sotto il rametto qua, così diamo una certa, no, inclinazione. Dopo, chiaramente queste sono fototrappole che non hanno una fotocamera di altissimissima qualità, per cui sì, c'è scritto 4K, però sicuramente non riprendono come una fotocamera professionale, per cui sicuramente la qualità video non sarà delle migliori, però è già una buona risoluzione, ci permetterà sicuramente di individuare l'animale che abbiamo intenzione di catturare attraverso la fototrappola, e quindi, insomma, secondo me, se riusciamo a intercettarlo, il risultato è buono, sarà buono. E adesso controllo di averlo fissata bene. Ecco qua, abbiamo il ramettino abbastanza in tensione, per cui ci siamo, la direzione è giusta. Si potrebbe anche andare a regolare la sensibilità dei sensori, e l'abbiamo messo un livello medio in modo tale che non venga attivata anche per una pagliuzza, ma dovrebbe riuscire a attivarsi solo in casi, diciamo, appunto di passaggio di qualcosa di più robusto, ecco. E niente, adesso speriamo che faccia il suo lavoro, e tra un paio di settimane credo verremo a controllare sia questa che l'altra e andiamo a vedere se abbiamo intercettato l'animale che abbiamo intenzione di catturare attraverso la fototrappola o magari qualcos'altro, non lo so, vedremo, insomma, dai. Ecco, una volta posizionata andiamo ad attivarla, quindi dobbiamo aprire, diciamo, la scatoletta che contiene. Abbiamo dei fili elettrici, la memory card, insomma la memoria esterna, la memoria, diciamo, su cui registrare i filmati, e qua abbiamo dei tastini di on off. Adesso qua mettiamo in test, ecco, dovrebbe aprirsi, perfetto. Da qua noi andiamo a regolare la qualità del filmato, ecco, e soprattutto andiamo a mettere, aspetta un attimo, ok, andiamo a mettere che riprenda, se no altrimenti si potrebbe scegliere di fare delle foto, si può scegliere di fare il time lapse. In questo caso noi mettiamo la miglior qualità, 4K, per quanto possa essere di qualità questa, e mettiamo filmati, eccolo qua. Quindi che filmi, e abbiamo impostato che faccia dei filmati da, mi sembra, un 30 secondi più o meno, che non servono di più, nel momento in cui si attivano i sensori. L'obiettivo poi è quello di andare appunto da questa posizione, andare a controllare, diciamo, quei rami là in alto, in modo tale da poter intercettare l'animale che abbiamo intenzione di prendere.
Sono passate un paio di settimane da quando siamo andati a posizionare le fototrappole e adesso andiamo a controllare se abbiamo beccato qualcosa oppure dobbiamo aspettare un po', perché diciamo l'obiettivo sarebbe quello di appunto catturare l'animale, solo che siamo un po' impazienti, quindi adesso andiamo a controllare se abbiamo preso qualcosa. Sta arrivando la primavera anche nel bosco, infatti vedete che sono già i primi fiori fuori, per cui il bosco si sta preparando a fiorire e adesso qua vedete sicuramente abbastanza brullo, però chiaramente poi in primavera e in estate diventa bello rigoglioso ed è uno spettacolo. Noi ci teniamo molto a questo boschetto perché chiaramente per noi anche venire qua è un po' un modo per ricaricare anche le pile, perché viviamo chiaramente in un contesto di campagna, quindi natura, però qua chiaramente è una natura più selvaggia, insomma un po' più wild. E per questo cerchiamo anche di non intervenire troppo con delle manutenzioni. Abbiamo restituito un po' alcune stradine che erano già segnate da mappe storiche, però ci servono appunto per andare a fare piccole manutenzioni, andare a tagliare alcune piante, ma che si sono già ribaltate magari durante, non so, un temporale estivo con il vento. Quindi andiamo a ripulire un po' alcune piante che si sono abbattute, però di fatto non facciamo nient'altro, cerchiamo appunto di preservarlo più possibile, insomma, così com'è. Chiaramente la cosa bella è quella di venire qui magari quando si ha tempo, fare due passi e andare a scoprire, a vedere, a intercettare qualche animale, qualche uccello che passa. Qua ci sono picchi, abbiamo le poiane, abbiamo altri uccelli appunto più piccoli, come fauna anche interessante, perché abbiamo vari animaletti e tra l'altro abbiamo avuto anche la presenza di alcuni daini l'anno scorso, li abbiamo filmati, che appunto venivano poi a ripararsi nel bosco, e per noi quindi è una cosa molto importante mantenere il più possibile naturale questo polmone verde. Adesso siamo a pochi metri da dove abbiamo piazzato la prima fototrappola e quindi adesso siamo un po' agitati, speriamo di aver preso qualcosa, adesso andiamo a controllare se abbiamo intercettato l'animale che volevamo catturare. Bene, dai, siamo arrivati, adesso vediamo se abbiamo preso qualcosa. Boh, la roba buona è che c'è ancora e non ce l'hanno portata via, quindi già questo è un buon risultato. Allora qua da on la porto in test, quindi in standby. Ecco qua. Allora, in teoria qua mi dovrebbe dire se ci sono video sopra. Un attimo che mi controllo. Aspetta, no, così no. Tac. Ui là, 52 video. Però adesso dobbiamo vedere se abbiamo preso qualcosa. Allora, adesso il problema è capire se di questi 52 video effettivamente ci sono 52 riprese dell'animale che volevamo avere, oppure di fatto abbiamo messo la foto trappola un po' troppo sensibile e quindi magari si è mosso il ramo che il vento e ha purtroppo sporcato la inquadratura, quindi ha attivato la fotocamera ma di fatto non ha poi portato il risultato che volevamo ottenere. In effetti qua mi sa che i primi video non sono andati molto bene, perché c'è il vento che ha attivato la fototrappola, praticamente o la foglia o il vento ha fatto sì che si attivasse la fotocamera della fototrappola. Probabilmente è troppo sensibile, l'abbiamo regolata troppo sensibile, quindi io qua dovrei vedere l'animale nel primo piano, perché se mi passa l'animale si attiva la fototrappola e quindi io dovrei subito vederla qua e dopo magari è ripreso per altri secondi qualcos'altro, però ho vari video dove non vedo proprio niente io, per cui no, mi sa che qua abbia fatto tanto lavoro per niente, mi sa che... Ah no, l'abbiamo preso, Jerry, vieni qua, guarda, l'abbiamo beccato in pieno, proprio quello che voleva a noi, vacca, non ci credo.
Bene, adesso andiamo a recuperare la seconda fototrappola. Speriamo di essere fortunati come con questa, per cui dai, sono stracontento. Ecco qua per esempio è una pianta che si è ribaltata col vento, si è proprio sradicata, e qua dobbiamo trovare fuori un po' il tempo per andare a fare un po' di pulizia. Magari possiamo fare anche un video magari ad hoc quando veniamo a fare un po' di pulizia del bosco, delle piante che si sono sradicate e sono ribaltate con il vento, i temporali. Adesso siamo venuti a recuperare la seconda fototrappola e speriamo che anche questa abbia ripreso lo scoiattolo. La difficoltà di questa era che abbiamo messo la seconda fototrappola che inquadra un ramo specifico, e in modo tale davvero speriamo una risoluzione migliore della prima e anche avere lo scoiattolo più vicino. E con la prima abbiamo provato a avere più probabilità di inquadrarlo, però chiaramente avremo delle risoluzioni più basse e anche una distanza maggiore. In questo caso l'abbiamo spesso visto su questa pianta, per cui abbiamo provato a tentare la fortuna, quindi se l'abbiamo preso sicuramente l'inquadratura sarà migliore. Adesso vado su e vediamo se effettivamente siamo riusciti a prenderlo e se siamo fortunati. Ecco, allora siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi siano piaciuti i contenuti. Mi ha fatto un video un po' più naturalistico, quindi legato più al bosco, appunto agli animali selvatici. Fateci sapere nei commenti se avete piacere che magari posizioniamo ancora le fototrappole nel bosco in modo tale da andare a intercettare magari qualche altro soggetto, qualche altro animale appunto selvatico. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video.